C'è un settimo arresto per la morte di Fabio Ravasio e un meccanico e avrebbe messo a punto la vecchia utilitaria nera utilizzata per investire l'uomo simulando un incidente. Il meccanico sarebbe stato al corrente della missione e anzi avrebbe consigliato quell'auto rispetto ad altre disponibili perché aveva più scatto, più ripresa. 7 indagati per questo omicidio che sarebbe stato ordito da Dilma Pereira, che chiederà di essere sentita nei prossimi giorni, come ci ha anticipato il suo legale Edoardo Rossi. Qual è lo stato d'animo di Dilma? Beh, ovviamente è molto preoccupata della situazione in essere, è preoccupata per i bambini, ovviamente a tutto l'aspetto umano legato alla famiglia. Avrebbe messo un figlio alla guida e ha lasciato nei fatti questi due bambini orfani del papà. Allora, ci sono tanti aspetti che ancora devono essere accertati, chiariti. Noi peraltro auspichiamo insomma che anche l'ufficio della procura ci senta il prima possibile. Lei però nell'interrogatorio ha scelto di non parlare. Stiamo parlando di un fatto contestato molto grave, quindi c'è stata la necessità, perché adesso la signora è pronta a riferire alle autorità, di come dire approfondire i fatti. Adesso si ricama anche sulla sua presunta attività di maga che utilizza organi di animali per la magia nera. Per gli atti che sono stati messi a disposizione dalla procura non c'è assolutamente nulla di tutto questo. Si accende un faro sulla morte dei suoi mariti precedenti. Adesso si pensa che possa essere veramente una mantide. Ma io questo francamente ho letto direttamente dagli atti della procura, ma l'unica cosa è il riferimento a un precedente, una precedente relazione con una persona che è morta di infarto, quindi di morta di causa naturale, molto giovane, perché aveva 48 anni. Si continua a parlare di un movente di carattere economico, la signora non ha alcun tipo di pretesa successoria. In ogni caso non avrebbe avuto, questo glielo posso dire per certo, alcun tipo di pretesa sull'asse ereditario.